ancora ricercato Enzo Vincenzo Enzo Morso, l'ex referente delle cosche gelese a Genova, lo certifica più di un'inchiesta, che è accusato di aver ucciso insieme al figlio Guido Morso sabato pomeriggio in salita San Giacomo, Davide Di Maria, e aver ferito gravemente due ragazzi. Un regolamento di conti che va nella direzione di un debito di droga non pagato. Morso, il padre e figlio hanno avuto una lite con questi tre ragazzi. I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto e hanno prima pugnalato e poi colpito con un colpo di pistola il giovane Di Maria davanti all'ingresso della porta di casa. Perché è successo questo? I carabinieri stanno cercando di capire cosa ci sia veramente dietro a questa vicenda, se sia una lite degenerata oppure un delitto premeditato. Sicuramente il pedigree di Enzo Morso fa pensare che ci possa essere dell'altro. Sicuramente a Genova lui venne arrestato nel 2011 nell'ambito di una maxi operazione dell'antimafia, con l'accusa di essere appunto il referente della mafia a Genova e di aver preteso appalti da piccoli imprenditori per la kermesse di Expo 2005. Morso, figlio, invece si è costituito, che a Genova è molto conosciuto perché è un capo ultra del Genoa, uno dei protagonisti della trattativa con Beppe Sculli, l'attaccante del Genoa, per convincere a ripartire la gara tra Genoa e Siena del 2012, la famosa gara in cui i giocatori furono costretti a togliersi le magliette. Ecco, dicevamo, Guido Morso si è presentato ieri ai carabinieri di San Martino, insieme al suo avvocato, e ha fornito una prima descrizione, un primo racconto di quello che è successo. Innanzitutto si è assunto la responsabilità di quanto accaduto. Ha detto praticamente che ha sparato lui, che è stato un errore, che c'è stata una colluttazione che poi è degenerata. Si è preso le colpe e soprattutto ha detto che anche gli altri erano armati, quindi cerca di portare avanti la linea della legittima difesa. Ci sono degli accertamenti in corso per capire se questa seconda pistola trovata nei boschi dai carabinieri sia effettivamente dei Morso oppure dei tre giovani, tra cui la vittima, il senegalese e il colombiano. Morso si costituirà? Non lo sappiamo. I carabinieri e la polizia stanno cercando di rintracciarlo. C'è in corso una caccia all'uomo tra case, abitazioni, boschi per cercare di trovare Morso. Il figlio ha raccontato di essere preoccupato per la salute del padre, dice che non è in perfette condizioni fisiche e soprattutto è rimasto pesantemente ferito nella colluttazione. I due hanno raccontato di aver dormito nei boschi e poi alla fine si sono salutati, separati, e Morso ha deciso di costituirsi, il padre invece ancora latitante.